progetto che realizzava con i ragazzi era un'arnia elettronica in grado di evitare furti. Si sa che ormai il furto delle arnie è un problema ormai sempre più evidente, visto i costi delle arnie, e questi, tra l'altro, questo tipo di furti creano dei problemi sia all'apicoltore ma anche alla stessa comunità. L'importanza delle api è veramente fondamentale. Si dice che quando non ci saranno più le api anche la vita umana terminerà, e per questo motivo anche i ragazzi hanno voluto prendere proprio, dare un loro aiuto per questo tipo di problema. Hanno realizzato una scheda elettronica che, abbinata all'arnia, permetteva di rilevare il movimento, ovvero quando l'arnia veniva sollevata, e quindi dare delle notifiche all'apicoltore del furto, del tentato furto, e anche dare delle coordinate. In questo modo, tramite un SMS, l'apicoltore poteva, oltre che prevenire il furto, anche immediatamente localizzare dove era stata portata l'arnia, in modo da poter avvisare anche le forze dell'ordine per un eventuale recupero. Hanno portato avanti il progetto facendo una serie di ricerche su quello che il mercato stava cercando, su quello che esisteva sul mercato. Sulla base di quanto realizzato già da altri, hanno preso spunto per realizzare qualcosa di personalizzato, da poi anche da presentare, magari anche, perché no, vendere successivamente. Sicuro, da questa esperienza ho portato a casa nuove conoscenze con anche nuovi oggetti che prima non conoscevo. Con le strumentazioni che sto usando adesso non avevo mai visto in vita mia, non pensavo neanche che esistessero, e grazie a questa esperienza ho potuto scoprire la loro esistenza e scoprire anche come utilizzarle. Grazie a questo tipo di esperienza loro acquisiscono anche in anteprima, prima di un eventuale contratto, quelle che sono le informazioni necessarie per entrare nell'organico di un'azienda. Proprio per questo motivo non escludo che qualche ragazzo potrebbe entrare nel nostro.